Grazie a Nicola Cicco, responsabile del Circolo Territoriale Canavese di Fratelli d'Italia. Sì, una data storica, una serata storica per la destra canavesana, per la destra della città di Rivarolo, perché ha ospitato appunto la fondazione del primo circolo territoriale di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia doveva darsi appunto una struttura, un direttivo, e l'abbiamo fatto questa sera, dopo aver avuto l'onore di avere la nomina di Fabrizio Bertot quale coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Un bel impegno, una base di partenza. È un bel impegno, sì, e dopo quasi 20 anni di ininterrotta militanza non posso che essere felice. Ho avuto anche un momento ovviamente di emozione, perché tutto mi potevo aspettare, tranne che in questo periodo potessi essere nominato da Fabrizio Bertot referente territoriale per quanto riguarda Fratelli d'Italia. Lo faccio davvero con spirito, mi metto davvero al servizio del partito, ma soprattutto dei militanti e dei tesserati di Fratelli d'Italia. Ci saranno sì i social, ma come è stato detto questa sera, ci sarà l'incontro vero e proprio delle persone per riuscire a organizzare e progettare. Sì, esattamente, proprio come la politica di un tempo, questa sarà una sede sempre aperta, e la politica la faremo qua prima ancora che sui social. Ovviamente viviamo in un periodo in cui il cellulare ce l'abbiamo non so quante ore durante il giorno in mano, però io vengo da una vecchia scuola, da quella della vecchia Alleanza Nazionale, del vecchio Movimento Giovanile dell'Alleanza Nazionale, che era appunto Azione Giovani, e lì ho imparato, mi sono formato senza l'ausilio dei social, di internet e quant'altro. Cominciava a prendere piede, ma noi e il sottoscritto, ripeto, apparteniamo ancora alla vecchia scuola di formazione politica. Avrò l'onore e avrei anche l'onore di, come dire, passare il testimone ai futuri giovani militanti iscritti, che poi, ripeto, dovranno a loro piacere, con la passione, con la fiamma nel cuore, diventare un giorno magari loro i referenti territoriali, proprio come è avvenuto con me questa sera. Precisiamo che è il circolo territoriale. Esattamente, questo è il circolo territoriale, quindi ha un confine larghissimo di tutto il Canavese, comprende tutto il Canavese, dalle montagne fino alla pianura, quindi per dire dalla bellissima Ceresole Reale fino a Dopo Feletto, diciamo, da dove vengo io, quindi è un territorio molto vasto, e ho deciso che il circolo venisse intitolato ad Ettore Rogero, sulla scia di non di una ripartenza, ma di un rinnovamento, come abbiamo detto questa sera, proprio perché lo stesso Ettore Rogero è stato il fondatore del movimento sociale a Rivarolo e in Canavese. Quindi, ripeto, la mia scelta è stata oculata nel segno della continuità. Quei cardini, quei capisaldi che anche noi giovani non dobbiamo mai perdere di vista. E quindi, ripeto, non avevamo altre soluzioni se non intitolare al grande Ettore Rogero la nostra prima sede di Fratelli d'Italia.